essere intervenuti così numerosi, ma credo l'appuntamento lo meriti tutto, tutta questa attenzione. Io, diciamo, giusto come padrone di casa, introduco sto il minimo proprio necessario, perché vorrei sentire voi su questa iniziativa. Sto così, diciamo, giusto a dire due cose e a ringraziare un po' tutti quelli che si sono cimentati. Io, per non sbagliare, dico che ringrazio tutti per il tramite della dottoressa Di Chiarico, che è un po', come dire, il motore, il volano, ma c'è anche il professor Sabatico, abbiamo, diciamo, con il quale abbiamo avuto modo, credo, agli inizi, no, di conoscerci su questi aspetti e sulla costruzione di questa rete. Mi soffermerei un po' proprio sul concetto di rete. Ecco, la rete che proponiamo è una rete complessissima da mettere su, ma soprattutto da coordinare, perché credo che i meccanismi così complessi possano funzionare se hanno un coordinamento molto forte. Naturalmente si tratta non solo di multidisciplinarietà, si parla di multiprofessionalità in questo caso, no? Anche perché, come avete visto dalla brochure che abbiamo anche preparato, l'elenco delle malattie rare, no? Un elenco piuttosto corposo, ahimè, però so che questa rete sarà capace. E l'altro concetto è quello della presa in carico. Ecco, finalmente riusciamo a dire, insieme a tante altre cose che stiamo mettendo in piedi, abbiamo avviato una stagione nuova, quella dell'attenzione puntuale ai nostri pazienti, soprattutto alle cronicità, soprattutto alle malattie a lungo persistenza, soprattutto alle fragilità. Ecco, l'attenzione che stiamo mettendo è un'attenzione non solo organizzativa, strutturale, ma anche tecnologica. Il grosso obiettivo che ci siamo dati dal punto di vista digitale è proprio quello di una gestione dei pazienti cronici attraverso i vari meccanismi che già abbiamo, insomma, no? E attraverso l'organizzazione che già abbiamo, che è quella degli ambulatori delle cronicità, dell'ADI quando si tratta di persone ovviamente che vanno assistite anche a casa, che hanno patologie, come dicevo, a lunga persistenza, e tutta un'altra serie di cose che danno vantaggio alla idea che abbiamo di rete di protezione socio-sanitaria che vorremmo realizzare anche in questa provincia.